Sono le 22:30 del 31 dicembre 2023 al pronto soccorso di Conegliano e nessuno sembra guardare l'orologio né tenere il conto alla rovescia. Percepiamo il suono ripetitivo degli strumenti elettronici, il tintinnio della radio, il pigiare rapido sulle tastiere, qualche debole lamento nella sala dove i pazienti riposano doloranti. Fuori sentiamo invece i botti, l'eco della musica in piazza e la pioggia. In totale, all'interno del pronto soccorso, questa sera lavorano 5 infermieri, 2 medici, un'operatrice sanitaria e un autista. Il loro turno è iniziato da poco e finirà alle 6 del primo giorno del 2024, tranne per i medici, che copriranno 2 ore in più. Nessuno fa previsioni su come potrà essere questa nottata, non ci sono indizi per capirlo. Per fortuna, anche i volontari dell'ESAM, con sede a Soligo, hanno garantito la loro presenza. Molti hanno prestato servizio anche nelle notti precedenti. Notti frenetiche, un po' per le influenze di stagione, un po' per gli eccessi di alcol e di cibo nelle case, ma anche per gli incidenti, le ustioni e molto, molto altro. Naturalmente c'è anche chi accede al triage del pronto soccorso lamentando un semplice fastidio o per chiedere un'informazione per la quale potrebbe attendere anche domani. La mezzanotte arriva in silenzio e quando le lancette toccano l'ultima o la prima tacca del quadrante, tutti sono troppo occupati per accorgersene. Possiamo farci gli auguri, dice qualcuno dopo diversi minuti guardando l'orologio. Finalmente ci si abbraccia e ci si stringe la mano, ma senza fermarsi per più di qualche secondo. Auguri Luca! Auguri. Tanti auguri a tutti! Le infermiere e il resto del personale si avvicinano ai pazienti e sussurrano anche a loro, dolcemente, buon anno. Non tutti rispondono. Durante le ore che trascorriamo lì, il pronto soccorso mantiene una media di 10 pazienti. Una sorta di miracolo di Capodanno, tanto che il personale ci ringrazia per aver portato loro fortuna. La realtà di tutti i giorni può essere estremamente più frenetica e difficile da gestire. La normalità per il pronto soccorso di Conegliano è gestire circa 200 interventi al giorno. Nel complesso, medici, infermieri e operatrici contribuiscono a mantenere un clima che nello stress delle imprevedibilità non risulta pesante per chi vi accede da osservatore. Persino nei casi più tristi ci si fa forza l'un l'altro con un umorismo da ospedale che fa sorridere persino i pazienti. Scambiando qualche parola con il personale del reparto in un momento di quiete a metà della notte, comprendiamo bene che quello al pronto soccorso non può essere certo un lavoro come un altro. Comprendiamo ancora meglio, dopo questa esperienza, come possa essere così difficile trovare nuove risorse in questo settore, di quanto sacrificio comporti lottare ogni giorno, anche nelle festività, contro la sfortuna, contro il dolore, contro la morte.